andrebbe a goderci il picnic senza avere intorno tutti quei sacchi di pulci? Che vogliono assalire il nostro cestino. Sono circondato da una banda di allocchi. Non avrete paura di un'anatra? Ecco, la vedete? Spaventate questo pennuto, datevi da fare. E pianta la zucca tonda. Anatra arrosto, che ne dite, ragazzi? Perdonate l'intrusione, ma non penso che sarà l'anatra a finire fritta in padella, sarete voi! Oh no! Guardate un po' qui chi c'è, un mucchione d'ossa con la pistola d'acqua! Oh cielo, oh mamma mia che paura! Ma mentre non ci stiamo! Bene, ottimo lavoro, Clarence! Beh, non potevano trovare un'altra strada! Tutto bene, la testa! Tiraci fuori da qui! Bene a rivolgervi alla FBI. Il colonnello Broadwater è tra i ricercati più pericolosi dell'Aldiqua. Lui con quella perfida anatra ha preso il cavaliere senza testa e ha catturato il fantasma di Cesar, consegnando il potere a Dallas. Ma no, non capisco perché vuole noi. Ha visto la tua serie e vuole una parte. Voi dovete fare qualcosa, aiutateci. Per favore. C'è solo una cosa che possiamo fare per proteggerli. E sarebbe mandare la pubblicità. No. Formaggio in tubetto, semplicemente perfetto. Perché non l'ho affetto? Perché formaggio in tubetto. Dato che abitate con dei mucchi d'ossa, abbiamo chiamato uno specialista del settore. E il fantagente è Q. Ma che cosa ci serve una Q? Ah, niente, si chiama così. Q, Q e poi? Q e basta. E ora, gentile signore e signori, ecco a voi. Grazie, bevete questi frappè, vi aiuteranno a sentire i più fantasmi. Bevetelo tutto e non sarete più trasparenti. E cosa ancora più importante, resterete attaccati a terra per effetto della forza di gravità. Inoltre vi forniremo una nuova identità. Lei sarà Basil Swenson, non esce mai di casa. Nessuno sa come mantenga la famiglia, ma questo è un altro problema e non ci riguarda. Lei sarà Fatima Swenson, moglie devota e madre perfetta. Che bello, sentirete che strilli. Io chi sono? Lei sarà la figlia maggiore con i ricci biondi. La cosa mi puzza. Ah, io cosa faccio? Tu sarai Winnie. Winnie? Che brutto nome! E ora la linea va al Winnie Show. Winnie è una stella dello show. Cosa deve prima? Farsi il fare e la tua mamma? Pesa la cucina? Quindi va brava Italia? E non ho nulla a pregnare? E voglio sveglio? Questo si sa! Proprio la verità! Ok, ho capito, basta così! Beh, che cosa c'è? Non ti piace recitare la parte del piccolo piagnone? Sempre meglio che dover mettere il collanno, non so se mi spiego. Mi stringono il punto vita. Non muoverti, scopati! Là, gente, salve! Non c'è nessuno in casa! Sono i vicini, tutti ai propri posti! Volevamo darvi il benvenuto. Noi siamo i Winkle, abitiamo qui di fianco. Sì, esatto, io sono Wally, questa è Winnie e questo è il nostro piccolo Winnie. Un super saluto a tutti quanti, è un vero piacere fare la vostra conoscenza. Sì, sì, certo, posso immaginarlo. Oh cielo, in famiglia non prendete abbastanza vitamina D? Avete una cera talmente pallida. Noi veniamo dal Polo Nord. Questo spiega tutto, allora. Ehi, i Winkle sono felici di invitarvi a uno speciale barbecue di benvenuta in vostro onore. Che cosa ne dite, eh? La grazie grande! Gli farà bene prendere un po' di sole, ma dovranno mettere la protezione totale. Ah, la mia Winnie è veramente un cervellone, sapete? È laureata niente poco di meno che in astrofisica. Sì, ma preferisco il lavoro da casalinga. Oh, l'hai detto anche l'anno scorso quando hai scoperto la fusione a freddo. Non ne posso più di questi due babbei, devo assolutamente spaventarli. No, ti prego, rovinerai tutto. Clarence,
sei sicuro di sapere come si usa quell'attrezzatura infernale? E allora me lo spieghi, inutile palmitete, che non sei altro perché non hai ancora trovato un fantasma? Mi hai portato dai ragazzi del coro, testa di anatra! Dovrete scegliere una buona scuola per i ragazzi, vi consiglio. Il nostro Willy frequenta l'Accademia di Marylow per ragazzi senza ritmo. Oh, complimenti, ma ora dobbiamo andare. No, che fretta, è ancora presto. E stasera andremo tutti al bowling insieme ai ragazzi. Le assicuro che sarà ancora più divertente che vedere le scimmie che camminano sui barili. Sarà una serata fantasmagorica. Io invece porto Fatima una vendita di prodotti per la casa. Ce la spasseremo un mondo, vedrai. Oh, sono sicura che sarà terribilmente divertente. Perfetto, e poi lasceremo che Willy venga a dormire da voi. Così i ragazzi potranno conoscersi senza adulti trechi. Grandioso. Bell'idea, papi, porto anche la mia chitarra acustica nuova. Sarà un vero sballo. Adesso te lo do io, lo sballo. Risparmia il fiato, sorellini. Ok, amico, tocca a te. Devi fare uno strike secco se vogliamo vincere. Coraggio! Darvi la super ciotola per insalata con tappo a pressione, signore, guardate che meraviglia! Non so perché, ma mi ricorda tanto mio fratello. E ora passiamo al prossimo argomento all'ordine del giorno, la teoria di Einstein sulle onde gravitazionali. Dunque, siamo tutte d'accordo nel dire che la velocità con cui si allontanano le onde gravitazionali da una stella esplosa è direttamente proporzionale alla massa stellare? Meglio sentire la vaschetta che digerisce. Pronti, ragazzi? E adesso spariamoci qualcosa di metallica. Oh, quasi dimenticavo. Le parrucche. La mamma non me le fa mettere in casa. È una donna troppo quadrata. Io invece mi sento ottuso. Se pensano di sfuggirmi nascondendosi in provincia, si sbagliano di grosso. All right, e via con i Winkles! Let's rock! La mia vendetta sarà tremenda! Wow, questo suono entra nelle ossa! Prendilo! Abbiamo colto in flagrante, Broadwater! Ehi, possiamo sapere chi siete? Noi? Agente Hank dell'FBI! Li abbiamo usati come esche per far cadere in trappola il colonnello Broadwater! Io sono sorpreso. Io sono stupefatto. E io sono una tegliera. Tappa quella bocca. Brava. Adesso mi spieghi perché non te ne sei accorta, scioccana, trasfarnazzante. Possiamo tornarcene a casa. Sono in testa al torneo di bowling, non posso. E io devo discutere con le mie amiche di una supercollisione celeste. Immagino che questo ci dia la possibilità di continuare le nostre prove. Dico bene, ragazzi? Tornate indietro, lo sbaglio è appena cominciato! Nessuno importante può succedere! Nessuna occasione può succedere! Niente importante che sia mai visto del genere. Ma tutto questo può succedere qualcosa di un mondo qualsiasi cosa. Hi, what's your name? Cartoon Network presenta Blossom, Bubbles e Buttercup in Le Super Chicche in film. Le supereroine salvano il mondo prima di andare a nanna. A Natale nei cinema. Acme Special News. Good morning. We bring you live the special news bulletin. We have just discovered that the Tasmanian devil
commonly referred to as Taz, has been captured by Yosemite Sam and is now being kept as prisoner at the Yosemite Zoo. We're bringing you now live this report from our man, Paul Carter, who's at the scene. Paul? Paul, can you hear me? Are you there? This is the story of the most wanted guy in the galaxy. But no mistake, Taz remains the same. Hostility. Why are you so upset? I go to the mini-mart. I see this. Does anyone ask Mojo's permission? No. Does Mojo make any money? No. Powerpuff Girls take everything! Calm down. We'll see how calm you are when I destroy the world. Let's do a little perspective check. Mojo's upset over a keychain. Yeah. Now he wants to destroy the world. Is that reasonable? Sounds reasonable. Who here wants to destroy the world? What are we here to take control of? Our universe! No, our emotions, our anger. So let's take all our anger and put it in a little ball and let it go. Release your anger. Cartoon Network, best place for cartoons.